chiamo Margherita e leggerò alcuni stralci della testimonianza del signor Francescangeli Nullo, che è il padre di una nostra collaboratrice scolastica. Oggi oltre ottantenne non gode di buona salute, ma comunque ci ha potuto dare queste importanti testimonianze, raccolte e trascritte da una sua nipote. Il giorno 11 gennaio 1943 partì per il servizio militare dalla casa dei nonni materni, situata al vocabolo Poggio Azzuano, a circa 1 chilometro dalle fonti dell'acqua minerale di San Gemini, dove abitavo con mio padre, mio fratello e le mie due sorelle. Il 6 aprile 1943 partì per la Grecia. L'esercito italiano combatteva contro i partigiani. Noi della cavalleria eravamo utilizzati come rinforzo ai vari reggimenti. Fui fatto prigioniero in Grecia il 10 settembre 1943, dopo l'armistizio dell'8 settembre. Ed il giorno 14 settembre partì per la Germania, dalla stazione di Larissa, caricato insieme ad altri soldati italiani su dei carri bestiame. Il 28 settembre arrivai al campo di concentramento di Trier, dove, appena giunti, i soldati tedeschi ci fecero spogliare di tutto, anche delle foto dei nostri familiari. Volevano toglierci tutti i ricordi. Personalmente, siccome mi trovavo verso la fine della coda, riuscì a salvare le foto della mia famiglia e di quella che sarebbe diventata mia moglie, nascondendole sotto la soletta delle scarpe. Ci fecero poi indossare una divisa, con scritto sul retro della giacca le lettere KG, che stavano per Kriegsgefangene, prigioniero di guerra. Qui restai per circa 20 giorni. La notte ci facevano dormire sopra il letame dei cavalli, che avevano tolto dalle scuderie. Ogni giorno facevano della propaganda per chi voleva arruolarsi per andare a combattere con loro sul fronte russo, ma nessuno accettò. Questa fu la prima e l'ultima opportunità di scelta che mi fu concessa. Da quel momento, fino al giorno della mia liberazione, fui trasferito da un campo di concentramento all'altro e costretto a lavorare con l'uso della violenza, senza mai avere alcuna possibilità di scelta. Vivevo in un piccolo campo, costituito da poche baracche di legno, circondate da una recinzione di filo spinato. Io ero addetta alle vasche dove veniva filtrato il liquido delle barbabietole macinate. Il cibo era poco, però ci aiutavamo con la solidarietà tra prigionieri. Per esempio, io ed altri italiani avevamo fatto amicizia con un prigioniero francese, un certo André, il quale, siccome la Francia rientrava nel patto di Croce Rossa internazionale, ogni 3 mesi riceveva un pacco di viveri ed in quelle occasioni dava sempre qualcosa anche a noi, che invece eravamo dei veri figli di nessuno. Terminato il periodo della lavorazione dello zucchero, fui mandato a lavorare in una miniera di carbone nell'Alsazia Lorena. Questo campo era formato da 5-6 grandi baracche di legno ed era recintato da filo spinato alto circa 3 metri. Qui eravamo circa 200 prigionieri, esclusivamente italiani, ed ogni giorno, mentre percorrevamo a piedi la distanza di circa 2 chilometri che separava le baracche dalla miniera, per tutto il percorso c'era sempre un gruppo di ragazzi che ci seguivano e ci insultavano dicendo «Badoglio, pala pala!», che significa «Siccome sei dalla parte di Badoglio e non di Mussolini, lavora, lavora!». Il nostro vitto consisteva in questo. Al mattino ci davano un mestolino d'orzo ed 1 chilo di pane da dividere tra 4 persone. Questa era la razione giornaliera di pane. Il pasto di mezzogiorno consisteva in un mestolo di brodaglia, con dentro soltanto delle verde di cavolo. Con questo pasto si andava ad affrontare il durissimo e terribile lavoro in miniera, dove si entrava alle 14 e si usciva soltanto dopo aver ultimato il lavoro previsto per quel giorno. Molto spesso non si usciva prima delle 4 del mattino, e solo allora potevi usufruire della cena, cioè dello stesso mestolo di brodaglia del giorno. La vita nel campo si svolgeva così. Svegli alle 6 di mattina, pertanto molto spesso non ci si riusciva nemmeno a coricare, essendo magari usciti dalla miniera alle 3 o alle 4 del mattino. Si faceva la donata in mezzo al campo, poi l'appello. A questo punto, se tutto andava liscio, andavi a sdraiarti per un paio d'ore al massimo, ma questo accadeva raramente. Infatti, facevano la rivista delle baracche e, se trovavano qualcosa fuori posto, chi si trovava all'interno della baracca doveva alzarsi dal letto, un castello di legno a 2 piani, e mettere immediatamente in ordine. Resistetti in queste condizioni di vita da gennaio ai primi di giugno del 1944, quando, ridotto ormai a pesare 38 kg, una mattina marcai visita perché proprio non mi reggevo in piedi. Erano giorni che stavo peggio del solito.
Ma, per beneficiare anche di un minimo di cure, dovevi essere quasi morto. Non veniva considerata febbre una temperatura corporea inferiore ai 39 gradi. In ogni caso, quella mattina andai in infermeria, ma appena entrai, caddi a terra svenuto. Mi risvegliai dopo una decina di giorni in un ospedale per prigionieri, fatto di baracche di legno, situato in un campo vicino alla città di Forbach, dove ero riuscito a farmi ricoverare un dottore francese prigioniero che dirigeva l'infermeria. Anche lui era stato fatto prigioniero e cercava di fare l'impossibile per salvare dei ragazzi che arrivavano lì in condizioni disperate. La notte del 1 settembre 1944 mi ritrovai all'improvviso tra le canottate dei tedeschi e quelle degli alleati. Speravamo di essere finalmente salvati, ma la speranza di poter riottenere la libertà si frantumò contro la resistenza dei tedeschi, che la notte del 2 settembre, verso le 2, ci svegliarono e ci portarono via di lì. Fu l'ultima volta che vidi il capitano di Milano. Facemmo vari chilometri a piedi, poi col treno e quindi di nuovo a piedi, finché dopo una decina di giorni, verso le 3 di notte, giungemmo in un campo di concentramento, dove in seguito sentii dire che vi erano anche i forni crematori, di cui non so il nome. Da lì però ripartimmo, dopo circa un'ora. Forse perché gli alleati erano troppo vicini, e sempre a piedi ci condussero in una stazione ferroviaria, dove partimmo e ammassati dentro dei carri bestiame, viaggiamo per 4 giorni senza mai fermarci, nemmeno, al di là del fatto che lo stomaco era completamente vuoto, per fare i bisogni fisiologici. Ci aprirono solo quando arrivammo al campo di concentramento di Limburg. Questo era un campo molto grande e si diceva che fosse stato costruito durante la Prima Guerra Mondiale. Nelle baracche c'erano per dormire dei letti a castello, a 3 piani, il cui giaciglio era costituito da 3 tavolette, una sotto la testa, una sotto ai glutei ed una sotto ai piedi. Io ed un altro fummo scelti da un tedesco in borghese che durante il giorno ci conduceva a fare le pulizie in un mattatoio, mentre alla sera tornavamo a dormire al campo. In questo mattatoio macellavano bovini e suini. Quando non ci vedeva nessuno, cercavamo di strappare qualche pezzetto di carne dalle bestie macellate e ce lo mettevamo in tasca. Un giorno, mentre eravamo al lavoro, ci accorgemmo che sotto un mucchio di letame era sepolto un cavallo morto. Così, appena potemmo, prendemmo un coltello e tagliamo delle fettine dalla coscia. Questo cavallo ci nutrì per parecchi giorni. Per portare le fettine al campo, senza farci scoprire, le mettevamo tra i pantaloni e la carne e poi stringevamo forte la cintura. Una volta dentro al campo, al momento opportuno, cuocevamo la carne con un fornelletto elettrico che un po' di tempo prima avevo trovato tra le macerie di alcune case bombardate che ci avevano portato a sgombrare. Verso la fine di dicembre del 1944 lasciai il campo di concentramento e dopo un viaggio in treno e molti chilometri a piedi ci ritrovammo in un altro campo, sempre fatto con baracche di legno, nei pressi di una miniera di bauxite. Non so se si tratti di uno dei campi di Mauthausen. Il campo si sviluppava in lunghezza sopra una zona pianeggiante non molto larga e costeggiava un fiume di media grandezza, di cui però non ricordo il nome. Eravamo ai primi di gennaio del 1945 e, al di sopra delle nostre forze, iniziammo questo nuovo lavoro. Siccome ero stato registrato come falegname, anziché mandarmi a lavorare in miniera, mi misero ad aggiustare le baracche ed a fare lavori di manutenzione. Faceva molto freddo in mezzo a quel bosco ed il mangiare era sempre pochissimo. La fame era tanta e per aiutarci prendevamo delle lumache che poi mangiavamo così come erano, tranne qualche volta in cui le abbrustolivamo un poco sopra la stufa che avevamo in mezzo alla baracca. Il campo non era vicinissimo alla miniera, che si raggiungeva tramite una funivia. Una volta si spezzò una porta della funivia e 3 prigionieri russi morirono. Ricordo inoltre che a marzo del 1945 fece 3 metri di neve, perciò venne fermata ogni attività e tutti fummo messi a spalare la neve. Ogni 2 persone dovevamo spalare e liberare dalla neve almeno 50 metri di strada, ma appena fatti 50 metri ci si accorgeva che dietro di noi era caduta tanta neve quanto ne avevamo tolta. Inoltre, siccome ai piedi portavamo degli zoccoli di legno, non riuscivamo a reggerci in piedi sulla neve, che si ghiacciava e induriva per terra, per cui cadevamo di continuo. Restai in questo campo fino ai primi di maggio. Il giorno 4 maggio 1945 venimmo caricati su dei camion e portati fino ad una stazione ferroviaria, dove
dove ci fecero salire su dei carri bestiame, dicendo: «Italia, Italia!». Quella fu l'ultima volta che vidi i nazisti. Dopo aver percorso alcuni chilometri, il treno si fermò alla stazione di una città che si diceva fosse Salisburgo. Era il giorno 5 maggio 1945 e lì sapemmo che la Germania si era arresa e la guerra era finita.